Buonasera a tutti. Ciao Stefano, le cronache ci parlano di una partita ben giocata dal Carpaneto, ma alla fine è arrivata una sconfitta. Sì, purtroppo è una partita che io avrei faticato ad accettare di pareggiare. Quindi siamo qui a parlare di una sconfitta. Non siamo stati bravi a chiudere la partita quando c'era da chiudere, perché non siamo stati cinici, perché abbiamo avuto parecchie occasioni. Siamo stati fortunati su un'occasione loro nel primo tempo, che la palla è schizzata attraverso sul nostro errore, e poi abbiamo preso un gol sempre con palla nostra. Abbiamo peccato molto di ingenuità. In questi casi, Ste, è più corretto parlare di, come ti posso dire, di casualità in questa sconfitta rispetto ovviamente a quello che può essere mancato nel campo? Non lo so, io questo non lo so, io so solo che per stare là dove siamo ancora, perché poi alla fine non è cambiato niente, dobbiamo essere bravi a chiudere le partite. A chiudere la partita quando sono da chiudere, perché poi dopo non è che tu in una partita devi avere 10 occasioni per farne una, tu quando sei lì che è l'occasione devi essere bravo a chiuderle, e poi quando è il momento di soffrire, soffrire come poi abbiamo fatto, perché noi ad esempio i primi 10 minuti sapevamo che potevamo soffrire il fatto di trovare un campo sintetico dove non siamo abituati, loro sì, però eravamo stati bravi perché siamo stati compatti, abbiamo sofferto quei 10 minuti iniziali per dove dovevamo prendere la confidenza col campo, con i rimbalzi e tutto, e l'abbiamo fatto bene, poi abbiamo cominciato a giocare, abbiamo fatto le nostre cose solite, abbiamo fatto anche delle buone cose, non siamo stati bravi a concretizzarlo, e poi sinceramente nel secondo tempo loro, cioè, era una partita ancora più a senso unico, abbiamo preso un gol su una rimessa nostra laterale dove siamo stati un po' tutti molto ingenui, molto molto ingenui, e questo, se devi stare là, devi essere bravo a non regalare queste situazioni, perché poi dopo le partite si decidono anche su degli episodi. Ecco, mister, hai parlato del campo, oggi ci sono stati tanti rinvii nel nostro calcio dilettanti, lì la situazione com'era? Perché i nostri inviati parlavano di neve a un certo punto. Ma si è nevicato, ma non, poi c'era il campo sintetico, non ha mai attaccato la neve, quindi era un campo dove si poteva benissimo giocare, alla grande anche.